Coppa Italia Online 2023, sesto turno, incontro tra Cagliari e CDBM 1, gioco con Marco Tamigi. Ehi, si parte. Vediamo dopo la partita disastrosa con Lorenzo, se riusciamo a giocare meglio. Che succede? Ok, mi dice che sta usando il tablet. 6-4, posso colpire o fare casa. Colpiamo. Si ancora. Un buon vantaggio di 20 pip. Uno non è un gran tiro. Lui colpisce due pedine. Accidenti, serve un 4. Arriva il 4. Sperare che non tiri il 5, che non si ancori. Invece si ancora. Doppio 4. Allora, questa è sicura. Posso fare casa 9 o casa 2. Casa 9. Qui può. No, questa non mi piace. Secondo me deve fare il bar point. È 6-5, posso fare casa in testa. Preferisco correre. Se non tira il 5 sto molto bene. Un vantaggio di 34. Devo uscire, ma io giocherei questa. Devo sperare che non mi possa attaccare. Sei cinque non è un gran tiro per lui. Probabilmente deve slottare casa 5. Sei uno.
E qui devo colpire, sperando. Vabbè, ha tantissimi tiri che colpiscono. 2 e 5 colpisce. E 2. Allora, qui posso fare 3 e 2. Io giocherei 2 e 3, anche se non vedo la luce così, non so se ho fatto bene. Sei uno non è bello per lui. Sembra ancora presto per cubare. Qui colpire non mi sembra il caso. Proviamo a scappare. Non colpisce. Questo per me è un double. Lui non ha casa. Io probabilmente porterò in salvo lo Straggler. Ho 36 pip di vantaggio. Qui posso colpire sul 2 e fare casa 1. Preferisco giocare questa e questa. Sperare che non tiri il 5. Quattro tre, direi che è ottimo. Sei tre invece è pessimo. Potrei andare sull'1. No, 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 non vado sull'1 invece. Allora posso o lasciargli il 5 o colpire. Siccome devo colpire. Danza, ottimo. Può sperare che non rientri subito. Ok, non rientra. Doppio 2. Adesso rientra, ho già pensato 2 minuti e mezzo, troppo.
Qui non ho tantissimi gammon. Due fuori, doppio 4, gammon ormai sono pochissimi, porta 2 in casa. Servono due doppi per sperare nel gammon. Niente da fare, gammon impossibile. Giusto, bravissimo. Ha evitato il gammon. Due zero, ho pensato 2 minuti e mezzo, tanto, qui avrei slottato assolutamente. Ottimo doppio uno. Qui siamo vicini al double. È 3-1, non è un gran tiro. Ho la casa più forte, posso rischiare. Doppio 4, maledizione, fa casa 3 in testa. Forse avrei dovuto fare l'ancora, preparando il prime. No, danzo, maledizione. Direi che scappa con una pedina. Questa è molto rischiosa. 5 e 1. No, 3-5 ricolpisce. Colpisco ancora. Sì, ancora. No. Quattro importante. Sono molto indietro in corsa, però ho un'ancora migliore, mi servirebbe un 6 o un doppio 4, ottimo.
Doppio 1 è pessimo. Sei 3 può scappare, ma è rischiosissimo. Se però non scappa, sta molto male. Però sono troppo indietro in corsa, non è pensabile cubare. Doppio 3 è pessimo. Uno, due, tre, no, per cui devo giocare questa. Qui devo attaccare, no, doppio 5, 1, vabbè, 2, devo giocare 3, 4, no, questa e questa. Quanti tiri ho? No, beh, troppo rischiosa. Però ho i 4, quindi sono 11, 13. 15 più 5, 2, 17, 6, 1, 19. Secondo me il double ci sta. Perché se colpisco ho il gammon, 5, 1, pessimo. Ho ancora i 7 che colpiscono. Niente, 2-1. Sette pip per lui di vantaggio. Ricubare mi sembra assurdo. Sei quattro. Adesso ha 10 pip di vantaggio. Questo è un drop. Due pari. 7 minuti. Ho pensato 3 minuti e mezzo. Danza, presto per cubare. No, potrei anche, fermi, potrei anche switchare. Questo è too good.
No, 2 punti non mi interessano tanto, per cui incassiamo. Pensato 4 minuti. Serve un 4, doppio 6, 1, 2, 3, 4, doppio 6 anche per lui. Due pip di vantaggio. Avrei preferito l'altra. Ok, una posizione molto rigida. No, gioca proprio il 3-1. Il 4 è sicuro, il 3 vengo avanti, siccome devo venire avanti. Il 4. Casa in testa. No, danzo. Corse all'incirca pari, però. No, drop. For the way, ho 6 minuti. Ho ancora. Doppio uno, no. Scappiamo. Non tira il 4, per fortuna. Ok, devo slottare casa 7 o casa 2. Diamo casa 2. Doppio 5, non è un gran tiro. Casa 1 oppure questa. Preferisco. Sei 4 deve scendere dal mid. Ho 14 pip di vantaggio. Devo sperare di riuscire a scappare. 2-5, colpisco. Sperare che non tiri il 2. È assolutamente presto per cubare.
Però 26 pip di vantaggio. Ventitré pip, troppi buchi. Solo 16 pip, 6-2, pessimo. Devo slottare casa 5, no. 13-11, troppo pericoloso. Sei cinque, questa è obbligata. Non mi piace. Adesso sì, posso cubare. Troppi tiri buoni. Due, tre, quattro, tre. Doppio quattro, doppio due, doppio uno. Doppio cinque, doppio sei, sei cinque. Doppio 3, tutti i doppi sono ottimi. Tiri che scoprono 6-3, 6-1, 6-4, un po' tantini. Sei quattro, maledizione, sei obbligato, il quattro lascia un doppio, devo giocare questa. Doppio sei, accidenti. Allora, un buon vantaggio, ma la struttura è pessima. Doppio 3 è eccezionale. Se non tira doppi, no, doppio 5.
367, 367 anche per lui, non può ricubare, anche se è il 33% il mio take point. Quindi molto alto. Tre, cinque, sei contro cinque. Tira un uno, eccezionale. Devo sperare che non tiri il doppio. Non tira il doppio. Andiamo 5-3. Two away, four away. Aia, 4-2, pericoloso. Devo sperare di ancorarmi. 6-4. Mi serve l'ancora 3-2. Questo potrebbe essere un double. Doppio 4. Direi che questa è la migliore, mi difende anche dall'attacco. Qui il 6 sarebbe eccezionale, tiro il 6. Non rientra, ottimo. Doppio 1, posso fare casa 5 o switchare. Non è questa, e vengo avanti. Aia, rientra subito. 6-5. Potrei fare casa 2, ma troppo rischioso nel caso che rientri. 2-6. Quattro tre. Qui quattro, però il tre. Secondo me devo fare pick and pass. Danza.
Devo colpire. Io giocherei questa. No, rientra, fa l'ancora. No, doppio uno. Ora è casa 5. No, riduciamo al massimo i tiri. Minuti e 20 solo. Tre, due. Tre, cinque, sfiorato. 2 minuti e 20. Sei, tre, eccezionale. Questo è un double. Suo take point è bassissimo. Due uno. No, fermi. A qui ha il 18,5%. Secondo me no. Un minuto e 50, Crawford, Gammon contano, aia, mi colpisce. Ho solo 1 minuto e 50. Probabilmente farei casa 10 e colpirei sul 4. Colpirei entrambe le case. Uno e sei, non mi ricolpisce per fortuna. Qui devo evitare il gammon. Sei e due, devo colpire. Secondo me sì. No, colpisce e copre casa 5. Qui è un gammon molto probabile.
Devo rientrare subito. Niente. Continua a danzare, maledizione. Tira il doppio 5, va a casa 2. Mi serve subito l'1. Diciamo che se non colpisco è Gammon. Gammon sono tantissimi, ma ho un buon timing. Ahia, 4-3. Doppio 3, però scopre. Cinque pedine fuori, se colpisco posso vincere. Colpisco. Doppio 3, 1, 2, 3 e 4. Doppio 1, 1 minuto e 44. A 6 pedine fuori. 1, 2, 3. 4, 6 e 1, chiudiamo casa, le possibilità di vittoria con 6 pedine fuori. Sono intorno al 70%. Spero che non tiri subito il 6. Ecco, ok, danza ancora, perfetto. Potrei... No, per fortuna. Adesso sono nettamente favorito.
Ho vinto. Ok. Giocata molto male anche questa.